Una mostra davvero molto particolare è quella che ha allestito all'interno delle sale della Casa del Popolo di Coiano a Prato. Particolare intanto è anche il titolo che apre già lo scenario che si troverà di fronte al pubblico. Sì, il titolo è Flora impudica e la mia intenzione è quella di andare a scoprire, a scovare tutti gli elementi che riconducono all'eros maschile e femminile che appartiene ai fiori. L'importante era andare a rintracciare questi messaggi e questo è il lavoro che ho fatto, perciò il pubblico dirà se ho centrato lo scopo oppure no. È nato tutto per caso oppure, insomma, le fotografie sono nate davvero da un progetto che aveva già in testa? Avevo un progetto nato da due elementi essenziali. Primo, una dichiarazione di Robert Mapplethorpe, che è il mio fotografo preferito, il quale ha sempre detto che i fiori non sono quell'esempio di castità e purezza che si immagina, ma andando a scovare si trovano ammiccamenti, accenni erotici che a uno sguardo disattento non appaiono. E l'altro è stato la notizia che ho letto in una rivista fotografica di una fotografa cinese che ha fatto una mostra, anche lei sull'eros dei fiori, a New York. La cinese, la fotografa si chiama Xiao Hui Wang, speriamo l'abbia detto bene. E perciò queste due cose mi hanno fatto credere e chiedermi, ci voglio provare anch'io. E allora l'ho fatto. Quanto lavoro c'è dietro a questa mostra? Molto, molto perché ho usato un obiettivo macro. Perciò è un obiettivo che mi consente di avvicinarmi il più possibile al soggetto. E poi non tutti i fiori hanno questa valenza, no? Questi ammiccamenti. E sono andato a cercare i fiori che ammiccavano con me. E io ho creato un dialogo tra me e l'universo erotico dei fiori. Tutti Quali fiori e dove li ha fotografati? i fiori in casa mia. O nel giardino davanti o nel giardino dietro, ma tutti i fiori in casa mia. E una gran parte sono orchidee oppure tulipani. La maggior parte sono questi fiori qui, opportunamente inquadrati, insomma, con tutta una ricerca anche estetica, oltre che andare a indagare sull'universo erotico. Soprattutto ho cercato di trovare all'interno, nell'intimo del fiore, quegli accenni che mi servivano per la mostra. Esatto, Tra l'altro, non so se è un caso, ma l'orchidea è anche considerata uno dei fiori più erotici. esatto. Infatti l'ho sfruttata perché qui c'è un'orchidea bianca che mi ha creato un imbarazzo, si può dire, una grandissima sorpresa. Quando ho inquadrato l'intimo proprio del fiore, mi sono accorto che un piccolissimo organo interno di questa orchidea era quasi la rappresentazione del muso di un felino. Quello che ha inquadrato è questo particolare del quale ci Sì, parlava. è un particolare grande 2 mm, non di più. Rappresenta quasi il muso, il volto di un felino. Può essere un piccolo ghepardo, un leopardo, un gattino. E qui è molto evidente. E si riconoscono bene gli occhi, il naso e la bocca. A occhio nudo quindi non si No, vede. a occhio nudo non si vede. Soltanto quando sono andato all'obiettivo dentro il fiore mi sono accorto di questa sorpresa. Sono rimasto sorpreso da questa presenza. La sua è stata una vera e propria esplorazione all'interno del fiore. Un'esplorazione così in generale, ma soprattutto è stato un viaggio. Un viaggio che mi ha creato molte sorprese e non mi aspettavo assolutamente. Mapplethorpe dice che i fiori non sono quei simboli di castità. È vero, ma io non me ne ero accorto. Lui se l'era accorto. E questa cinese che ha esposto a New York se n'era accorta anche lei che i fiori sono l'esempio di impudicizia che
chiara e palese. Che cosa hai imparato da questo viaggio quindi all'interno di un fiore, oltre appunto a queste nuove nozioni, a queste scoperte di impudicizia all'interno dei fiori? Quali sono le sensazioni che l'hanno arricchita anche umanamente? La sensazione principale è stata la sorpresa, e poi mi sono sentito gratificato perché ho intrapreso, come ripeto, un viaggio, ma è un viaggio che mi poteva procurare molte sorprese e anche qualche delusione, non lo so. Io salgo su un treno senza destinazione, non so dove mi porta. E questo treno mi ha portato a scoprire un mondo a me sconosciuto. Perciò sono più che soddisfatto, sono gratificato non tanto dal livello tecnico o artistico che si vuole delle foto, ma quanto della scoperta e della gratificazione che ho trovato io, ho avuto io in questo viaggio, in questa ricerca anche estetica. Vogliamo ripercorrere insomma questa mostra come se fosse anch'essa proprio un viaggio e cercare magari qualche foto, qualche scatto, certo, più particolare e raccontarlo ai nostri telespettatori. Certo, lo facciamo subito. Cosa rappresenta questo scatto? Questo scatto rappresenta, diciamo, il sunto della mostra. Mentre una parte delle foto in mostra sono evidentemente si riferiscono all'eros maschile e una parte all'eros femminile, questa è un'immagine che raccoglie tutte e due i messaggi. C'è il fiore che accoglie e l'elemento, il pistillo, che viene accolto. Perciò questa è un'immagine che ha doppia valenza: erotismo maschile e erotismo femminile. Poi leggermente la sfocatura l'ho voluta io per creare un minimo di mistero, aggiungere un minimo di mistero, perché l'erotismo è bello quando si intravede più che si vede, no? Forse è per quello che ho sfocato l'immagine, e lo sfocato è un elemento di molto presente in queste immagini, perché lo ritengo importante come primo piano. Queste fotografie, che fiore o quali fiori di quali fiori ci parlano? Il nome scientifico non lo conosco di nessun fiore. So che questa qui è una rosa. Questo non lo so. Non lo so. Anche questo è un fiore del mio giardino che io non so come si chiama. A me interessava il messaggio che mi mandava, quel feeling tra me e il fiore, e qui è evidente, è palese, ecco. Questa invece è una rosa che io ho trovato affascinante per lo scopo per cui io l'avevo vista, questi due petali che quasi vanno a rappresentare veramente la carne, e questo mi è piaciuto, specialmente discorso del fuoco e dello sfocato. Qui c'è pochissimi elementi a fuoco e molto sfocato. Anche qui sono molto evidenti i simboli. Certo. Questa è l'unica fotografia in mostra dove c'è un piccolissimo intervento sull'inquadratura. Quel colpo di luce che c'è qui, questo qui, l'ho creato io con una pila a mano. Mentre creavo l'immagine, insomma, con una pila sono andato a illuminare questo pezzettino qui, appena appena questi 3-4 mm, per creare l'idea della terza dimensione. Lo sfondo illuminato, poi c'è una zona molto scura e poi torna una zona molto chiara. Crea appunto una tridimensionalità, ecco. Questa è l'unica immagine dove c'è un intervento esterno. Il resto sono tutte immagini naturali, riprese in ambienti naturali, con la luce naturale. Siamo in un'altra parte della sala e questo scatto ha una parete tutta sua. È particolarmente interessante. È particolarmente interessante? No, è interessante anche se non particolarmente. È evidente il messaggio. Qui la sfocatura, come in tutte le altre immagini, recita un ruolo importante. È un'immagine
di un tulipano, di uno dei 5 tulipani del mio giardino. Erano tutti e 5 alti, già 70-80 centimetri, io ne ho fotografato uno e questo è il risultato. A me piace tantissimo questa immagine perché velatamente, ma non troppo, dice quello che rappresenta. Tanti scatti, li vediamo uno accanto all'altro e ognuno cattura non solo la nostra osservazione, ma proprio anche l'immaginazione. Sì, questo è vero, sono d'accordo anch'io, perché quando un fotografo espone, intanto espone anche se stesso. E questo è, come dicevo, come ho sempre detto, ogni scatto è un po' una autobiografia del fotografo, perché c'è l'inquadratura, c'è la tavolozza cromatica, e perciò anche in questi scatti c'è il fiore protagonista e da una parte ci sono anch'io. Ecco, come penso che in tutte le mostre ci sia l'autore, oltre che l'opera. E l'osservatore. E l'osservatore, che è il pubblico, che dovrebbe, nella mia immaginazione, dovrebbe soffermarsi e leggere piano piano ogni immagine. Ci sono delle considerazioni fatte dal pubblico che è venuto fino ad oggi a vedere questa mostra e magari le hanno riferito, non so, quello scatto mi appare, mi sembra, assomiglia a qualcosa, mentre lei proprio non ci aveva pensato. Sì, quella pensée nella parte bassa dell'immagine sembra un cielo stellato e qualcuno mi ha detto sembra un'immagine spaziale. In realtà l'ho fotografata nel mio giardino, nemmeno nello spazio. C'è una foto in particolare che, non dico le piace, ma comunque ha più nel cuore di questi scatti che sono all'interno di questa mostra? Ma sì, certo. Intanto la grande sorpresa che ho avuto quando ho inquadrato quell'orchidea, i cui 2-3 mm di intimità rivelano addirittura il volto, il muso di un felino. Quella forse è stata la sorpresa più grande, perché a occhio nudo non si vede. Quella sì, certamente quella di più di tutti, anche il pubblico però. Che tra l'altro è uno degli scatti che si è aggiunto solo recentemente, perché alcune delle foto sono state aggiunte ultimamente, perché la mostra in realtà era già stata allestita anche in altri luoghi. Sì, a Montecatini, alle Terme Tamerici, al Teatro Puccini di Firenze e a View and Trend del Macrolotto a Prato. Quindi insomma sono passati degli anni anche per questa mostra. Ma la mostra si è arricchita. Nel frattempo ho fotografato ancora e ho arricchito la mostra di immagini nuove, ecco, così. Anche, ecco, che cosa era cambiato anche in lei nel corso di questi anni, nel guardare, nell'osservare, nel viaggiare e nell'esplorare all'interno di questi fiori? Il fatto nuovo è che ho iniziato con la pellicola e poi ho finito col digitale. Io la pellicola la rimpiango un po', ero innamoratissimo di quella pellicola che ho usato per quasi 20 anni e l'avvento del digitale mi ha fatto, tra virgolette, un po' piangere, però le immagini si fanno lo stesso. Non è importante il mezzo, ma è quello che raggiungi con il mezzo che è importante. Un'ultima considerazione: realizzare queste fotografie, quindi questa mostra, le porta a dare un consiglio alle persone, non solo a un fotografo, un artista che cerca, ecco, ma un'esplorazione ogni giorno dovremmo farla su ciò che ci circonda? Dico una cosa semplicissima: chi volesse davvero usare la fotografia come mezzo espressivo, che si abitui a vedere, non soltanto guardare. È più difficile vedere che guardare. Guardiamo tutti e vedono in pochi questo. Ma voglio dire un'altra cosa che esula un po'. Io sono obbligato, ma non tanto formalmente, ma proprio sinceramente, a ringraziare la Casa del Popolo di Coiano, che mi ha invitato a mettere in mostra questa mia ricerca e praticamente mi sono esposto anch'io. Come sempre, in ogni mostra l'autore si espone a tutto, qualunque giudizio, anche negativo, va bene, è lo stesso, fa parte del gioco.